Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Rieccoci su Pro Cycling Manager per continuare la nostra avventura con Seiden. Allora, siamo alla Firelli e stavamo intraprendendo il circuito del Trentino, che è costituito da quattro tappe. Avevamo fatto le prime due, adesso toccava completare le restanti. Allora, la terza tappa è una tappa di montagna, 169 km e mezzo, e la tappa 4 è un'altra tappa di montagna, 177 km e mezzo. Bene, bene, noi siamo abbastanza allenati in montagna. Andiamo a vedere le statistiche. Sì, montagna abbiamo 74, insomma, discesa 65. Vabbè, dai, possiamo fare comunque un buon piazzamento. Direi di continuare per il nuovo giorno e avviarci per la terza tappa. Il nostro ritmo è buono, la freschezza è ottima. Siamo ventesimi in classifica generale, primo e migliore scalatore, cosa che voglio continuare ad avere la maglia a pois. Terzi migliori giovani e quella che è la forma, insomma, tentenna. Va bene, vediamo i favoriti. Non ci siamo neanche lontanamente tra i favoriti. Va bene. Ecco, qui siamo a 5 minuti dal primo. Va bene. Sì. Ok. Strategia. Attacchi, spingi su in volata, dai, ma se. Quindi Gilvitz dovrebbe essere quello che corre di più. Vediamo un po' le sue statistiche, che non mi ricordo. Beh, oddio. Non è poi messo così bene. Ha qualcosina in più, ma neanche tanto. Qui che serve? Ah, c'è grinta alta, forse. Grinta, resistenza, accelerazione. Ed è così alto rispetto a noi? Grinta 62, noi 68. 60. Beh, ci batte in forza, ma non serve qui. Vabbè, comunque io direi di partire e di avviare la gara. Come sempre, ci vediamo dopo il caricamento. Ok, eccoci dentro. Io direi di partire a razzo a questa gara. Anche se c'è qui una bella pianura. Però la seconda parte è parecchio ripida. Andiamo a 4 per e direi di attaccare subito. Insieme al mio compagno, vediamo se riesco a raggiungerlo. Ok. Sto insieme al gruppetto dei miei compagni. Va bene. Siamo a 2 minuti e mezzo di distacco dal gruppo principale. Adesso ci daremo un po' il cambio per arrivare nelle fasi salienti dei checkpoint, dello sprint, delle vette. Andiamo a tirare un po' noi il gruppo, vediamo se possiamo fare bene. Stiamo guadagnando un bel po' di terreno. Forza, forza, 3 minuti e mezzo, 3 minuti e 40. Dai, vi faccio guadagnare un casino di tempo. Seguitemi e vedi come guadagniamo. 5 minuti e 20. Bene, bene, stiamo guadagnando terreno prezioso. 6 minuti, 6 minuti e mezzo. Vabbè, mantieni posizione adesso. Vediamo se. 7 minuti, dai, siamo proprio scappati. Va bene così, bravi, bravi. 7 minuti e mezzo. Bene, ma non tira nessuno. Ci stanno 7 minuti e mezzo.
C'è uno che sta provando a scappare, ma non, da solo non ce la fa. Dai, tiro io, tranquilli. Avanti, mo siamo in discesa pure. Allora, prendo l'acqua e te la porto, Zaliali, tranquillo. Ok, gliel'ho portata. No, forse ancora no. Ok, li ho portati, adesso mantieni posizione. Abbiamo 9 minuti e mezzo dal gruppo principale. Questa macchina che trapassa non la sopporto. Qui inizia la salita, dai che vi tiro ancora io. Tranquilli che vi faccio guadagnare io. Ai 73 proprio rude. Vai, vai, che dobbiamo guadagnare. Vi faccio guadagnare non si sa quanto. Meno 3 abbiamo. Non mi importa. Noi guadagniamo minuti su minuti. Forza. Abbiamo tipo un fottio dal gruppo principale. Manteniamo posizione adesso. E recuperiamo. Siamo rimasti in 5. A forza di spingere. Quelli che andavano troppo lenti, ecco no, niente, ci hanno recuperato. Vediamo il gruppo principale dove è rimasto. Non è rimasto troppo indietro. 6 minuti, 7 minuti e mezzo saranno più o meno. Forza di darsi il cambio. Ecco che ci avviciniamo allo sprint, io direi di metterci davanti. Vediamo se riusciamo a prendercelo noi lo sprint. Fatemelo prendere a me, fatemelo prendere a me. Ok, abbiamo preso lo sprint. Va bene così. Va bene così. Adesso ci avviciniamo alla vetta. Dai, adesso vi porto io in vetta. E mi prende i punti, forza, forza, no, c'è qualcuno che ci prova. Ci stanno provando in diversi. Ok, non so, forse il secondo posto sono riuscito a prendere. Manteniamo posizione. Abbiamo preso il secondo posto in vetta. Ecco che inizia la salita per il terzo posto. Vai, vai. Ok, manteniamo 69 per adesso. Ci siamo accaparrati il terzo posto. Vabbè, siamo io e Zaliali adesso. Vediamo un po' com'è la situazione. Gruppo principale. C'è dietro. C'è dietro purtroppo. Però stiamo recuperando parecchie energie, quindi per il finale ce la possiamo giocare tranquillamente. Andiamo anche a 65, tanto. Ecco che ci recupera il gruppo. Dai, dai, che ci è arrivato il gruppo. Siamo a 73 adesso. Graziato si è messo a proteggerci. 7 km e mezzo al finale. C'è quello avanti a 3 minuti, non so come ha fatto. Allora. Direi di metterci a tirare. Gel energetico. No, aspetta. Ah, no, niente, niente. Non abbiamo energie sufficienti. Il gruppetto proprio se n'è andato senza battere ciglio.
Dai, dai, dai. Dai, 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 che un piazzamento. Vediamo un po' com'è andata a finire. Ci siamo fatti un po' di punti, qua là. Qui un terzo posto, qui un secondo, qui addirittura un primo. Quindi un po' in montagna, un po' qui, un po' là. Qui abbiamo preso un dodicesimo posto sul finale. Andiamo avanti. Qui è quando siamo scattati insieme agli altri. Allora, Battaglin se n'è andato proprio nel momento giusto. In tempo individuale e globale non ci siamo. Globale a punti non ci siamo purtroppo. Globale montagna, cavolo, Battaglin ci batte 42 a 38. Nonostante siamo riusciti a prendere diversi punti, migliori giovani siamo terzi a 3 minuti e 43. Globale a squadre quinti. Battaglini in vetta. Ok, avanti. Ok, allora abbiamo preso dodicesimo, quindicesimo posto. Gilvitz che ci doveva aiutare, 25-26. 33-34 e 60. E basta. Sessantesimo è stato l'ultimo. Che è stato Esbin. Ah, quello che ci ha trainato un po'. Andiamo avanti. Ok, continuiamo per la quarta tappa. Freschezza molto buona ce l'abbiamo questa volta, non è al massimo. Ok, dobbiamo arrivare nelle vette prima di... come si chiama? Battaglin. Ha 4 punti in più di noi. 7 minuti e mezzo in classifica generale. Cavolo. Ci siamo fregati sul finale prima. Ritmo buono, forma. Vabbè, dai. Direi di partire. E come sempre, a dopo il caricamento. Ok, eccoci dentro. Andiamo dal nostro ciclista. Allora, impostiamo un 80 e portiamoci in avanti perché scatteremo come abbiamo fatto prima. Anzi, attacchiamo subito. Visto che noi siamo di più che aggressivi, manteniamo posizione e andiamo a 75 insieme alle restanti persone che ci hanno avuto la forza di seguirci. Siamo in 5 quindi. Ce la giochiamo aggressivissima questa gara perché voglio puntare a prendere più punti possibili. Andiamo a tirare ancora. Andiamo a 78, proprio tirare spinto. Vediamo se riusciamo a raggranellare punti preziosi. Forza, forza, tira un altro po'. Un po' di riposi. Ok, mantieni posizione adesso. E vai a 75.
Abbiamo 6 minuti di vantaggio. Allora, mentre ci godiamo questo tratto di gara, io faccio la dedica al video. E questa volta volevo dedicare il video a Damiano Cunego, vincitore di 3 tour del Trentino nel 2004, nel 2006 e nel 2007, che ha vinto anche il Giro d'Italia, quindi un vero campione. E poi volevo fare un'altra dedica abbinata, non a un ciclista famoso, bensì a degli amici che vivono nel Trentino, che ho conosciuto tramite internet e poi tramite Steam e YouTube, che veramente... Adesso un attimo, forza, spingiamo, vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa. Abbiamo un minuto, vabbè, comunque sia. E ritorno sul discorso, dedica a loro perché sono veramente fantastici. Vi metterò giù in descrizione il canale di Minotaurone, un mio grandissimo amico, e di Kuroko, che invece di stare su YouTube sta su Twitch, quindi se volete seguirlo, mi fa sicuramente piacere. Abbiamo più due in forma, abbiamo diversi minuti di vantaggio sul gruppo principale, ce la stiamo giostrando abbastanza bene. Adesso c'è la parte di pianura che purtroppo non siamo fortissimi. Abbiamo preso un secondo posto prima, mettiamoci a tirare un po', vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa o perlomeno a non perdere troppo. Ok, siamo 11 km dallo sprint. Io direi di andare forte fino allo sprint, che sta a 7 km, se riusciamo a mantenere questo ritmo. Sì, ce la dovremmo fare. Forza, spingi su queste gambe, che quei punti dello sprint ci fanno comodo veramente. Ok, mantieni posizione adesso e vai a 73. Sì, 74 facciamo, va. Abbiamo diversi minuti, diversi minuti, e abbiamo fatto 6 punti qui e meno 3 secondi, anche se abbiamo 7 minuti rotti, quindi 3 secondi in meno non è che ci cambia molto. Adesso punto importantissimo, questa seconda vetta. Ok, abbiamo un più 4 addirittura, quindi ce la stiamo veramente... È pure in forma lui, quindi dobbiamo fare bene, assolutamente. Portiamo l'acqua a Zaliali, che ne ha bisogno. Ok, mo ce l'ha pure lui. E abbiamo 4 minuti, quasi 5 dal gruppo. Anzi no, ci stanno recuperando. Però siamo in forze. Direi di 4 minuti. Ci recupereranno prima della salita, mi sa di sì. O perlomeno in salita proprio ci recuperano. 13 minuti di 13 km di salita non ce la riusciamo a fare, a correre bene. Aspetterò i 7 e mezzo e poi... Ok, vai. Mettiti a tirare se puoi, fatemi passare. Vediamo se riusciamo a tirare un po' a noi. Ah no, non ci seguono proprio. Va bene, dai. Andiamo così. Almeno fino alla salita. Ok, manteniamo posizione adesso. 76, vai, seguiamo questo tizio. Chi è? Hunter si chiama. Non so quanti minuti abbiamo di vantaggio sul gruppo, però ci stanno recuperando. Direi di spingere anche noi un po', vai. Abbiamo più 4, quindi abbiamo veramente una forma eccezionale questa volta. Adesso stiamo tirando noi per il gruppetto, ma adesso facciamo tirare anche loro. Ah no, se ne approfitta proprio quello. Andiamo sul gel energetico.
Manteniamo posizione. 14 km al finale. Siamo secondi veramente durissima la gara. Tesissima. Ecco che arrivano gli altri. Oh, guarda come ci provano. Non abbiamo energie per stargli dietro, cavolo. Manteniamo posizione. Siamo morti, siamo veramente morti. 69 nemmeno 69, no. Dai, 69. 60. 70 e rimani dietro a sti due, va. 1 km al finale, siamo barcollanti. No, niente, non abbiamo energie. Sesto posto, sesto posto. Abbiamo preso un bel po' di punti e di secondi, eh. Quanti punti sono? 10 punti normali e 6 di montagna. Io direi che la montagna è nostra, perché abbiamo preso veramente tanti punti. 22, 28 punti abbiamo preso questa volta. Vediamo un po', va. Speriamo non ci abbiamo fatto scherzetti sul finale. Malacarne è arrivato settimo, dopo di noi. Andiamo avanti. Allora, 3 minuti e 54 di stacco in tappa. Tempo individuale globale, non ci siamo purtroppo. Globale a punti siamo noni, 26 punti. Globale montagna, 70 punti. Sì, sono contentissimo. Andiamo avanti. Migliori giovani, cavolo, 1 minuto e 16. Hunter era quello davanti a noi. E siamo quarti con la Firelli. Allora, vabbè, dai. Sesto e settimo, io e Malacarne, poi Zaleoli 14esimo, 22esimo Gilvitz, 30 e 31esimo Salerno e Graziato, 48esimo Epsin, mi sa basta. Sì. Allora, ecco perché vi dicevo, volevo arrivare a prendere una maglia in categoria HC perché ci ha sbloccato le gare successive. Congratulazioni, hai appena effettuato un passo avanti nella storia della tua squadra. Le gare di categoria 3 sono ora disponibili. Quindi la Tirreno Adriatico, buono. Il Giro di Catalogna. Poi, beh, qual era interessante pure, vabbè. Ce ne sono diverse. Down Under Tour, pure questo. Peccato che è tutto pianura. È tutto pianura e due colline. E ovviamente se riusciamo ad avere un buon piazzamento in queste gare, in una di queste, possiamo arrivare a Giro d'Italia, Vuelta de Spagna, Tour de France direttamente. Accettiamo e direi che ci possiamo fermare qui. Sì. Siamo stanchissimi. Mi sa che devo cambiare, no. Il ritmo possiamo mantenerlo così com'è, si riprenderà per il prossimo tour. No, il prossimo è la Coppa dell'Appennino, che c'è il 26, ma credo sia troppo stanco il nostro. Vediamo un po'. No, devo abbassargli un po'. No, partirà veramente stremato oggi già. Vabbè, io direi che la Coppa dell'Appennino non ve la faccio vedere, che tanto è una gara sola. Me la faccio per conto mio.
E poi ci vediamo direttamente a questo tour, Bayern Tour, 5 tappe, che qui mi sa che sarà veramente dura perché è tutto pianura. Sì, casomai farò dei tagli. Ah, c'è un cronometro pure. Non so, mo vediamo come ci comportiamo. Grazie comunque di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, link in descrizione per i canali dei miei amici e per comprare su un sito con grandi sconti, Instant Gaming. Ciao!